Zombie apocalypse. Allora, ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, un altro nuovo video dove pulisco le tazze della colazione. Vediamo un po' come va a finire sto video, sperando che vi piaccia e ci vediamo dopo ai saluti finali. A dopo, buona visione.
ordinato più o meno. E niente, qui come potete ben vedere ho pulito bene bene dove eravate voi, perché voi eravate seduti di qui, cioè il telefono era appoggiato di qui, e io nel frattempo ho dato una bella riordinata dove ho potuto. Lì, vabbè, non ci fate caso, qui c'è le frittelle che abbiamo fatto io e mia nonna insieme. Non so se sono venute benissimo, perché non vedo che siano venute benissimo per niente, quindi non mi criticate per questo, perché tanto a me non mi interessa, l'importante è che siano buone, e vi assicuro che sono davvero buone, anche se sono un po' brucciacchiate. Non l'ho fatta io, ma più o meno mia nonna l'ha fatta. Poi qua c'è un portafrutta, che ovviamente la frutta non la divoriamo sempre, ma ci mettiamo qua al massimo delle banane, boh. Questo è il portapane preso dal Lidl, e vabbè, non l'ho preso io, ma mia zia, per regalarcelo a noi. Questo era della mia... Questo bronchinolo era di quando mi sono raffreddata io, ma vabbè, dettagli. Questo cos'è? Una centrifuga che ovviamente non usiamo più perché dobbiamo farla aggiustare, non so cosa c'ha, quindi la facciamo aggiustare questa centrifuga. Vedete? Eccola qua. Lo spremi agrumi, un piattino con sopra del sale, l'acqua che ci serve sempre, ma va. E nulla, qui c'è, abbiamo, vabbè, non è perfetto il nostro lavandino, per piacere non ci criticate, ma noi laviamo i piatti così. Questo è per pulire bene bene dove c'è tutta la sporcizia che accumuliamo qui quando mangiamo o nell'altra tavola. Poi qua ci sono i piatti a scolare, come potete ben vedere, e niente. Qui ho lavato tutto io, questa pentola l'ho ripassata perché vedete, nei manici era tutta zozza. E non so se l'ho lavata io o mia nonna, ma forse l'abbiamo lavata male. Io gli ho dato una bella ripulita perché così era inguardabile. Cos'ha sta pentola? È sporca? Ah no, ok, è pulita. No, volevo io qualcosa di anomalo quando non c'era l'anomalia. E nulla ragazze, questo era tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. E niente, vabbè, queste cose qui non ve le faccio neanche vedere, perché tanto questo qui ci trovo benissimo con questo detergente lavapiatti. È un po' secca un po' le mani, ma vabbè, queste le devo buttare, non ci fate caso, tanto le butterò. Mi servono per pulire la stufa pellet, e vabbè, quell'asciugamano la uso per non so che cosa, non ne ho idea, non mi ricordo, perché non lo uso io, la uso mia nonna per asciugare i miei pennelli, perché anche lei mi aiuta a pulire i pennelli, cosa che li voglio fare io, vabbè, lasciamo perdere queste stupidaggini. Niente, allora, questa bottiglia qui c'era del succo di pera, vedete, succo di pera. E nulla, questa è la mia bilancina sarda, bellissima, la adoro, troppo bella, un po' zuzzina, ma vabbè, dettagli. Poi qua ci sono i strofinacci per pulire, cioè per asciugarci le mani e asciugare i piatti. Questa è la nostra bella cucina, come potete ben vedere, la bambola dove porta sacchettini. Ecco qua, e nulla, questa è la nostra bellissima cucina. Bella ma comoda, qualcosa la dovremmo cambiare ancora, ma mi piace come vedete. Vabbè, non fate caso che è da spazzare, però adesso tra poco spazzo e niente. A dopo. Allora, io dovrei spazzare perché così veramente non posso vedermi come sono. E adesso spazzo. Però mi sa che spazzo dopo mangiato, perché non ne vale la pena che io spazzo, poi sporco e devo rispazzare. È vero, non mi costa nulla, ma sapete bene che mi piace spazzare quando non devo più mangiare, quindi ci vediamo in un altro momento. Per Eccomi ragazze, allora io adesso vi saluto con questa immagine dietro di me della cucina, e ci vediamo in un altro momento. Cos'è questa roba? Ah niente. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto ancora. Scusatemi se sono in pessime condizioni, ma non mi va di stare sempre a imbellettarmi, quindi tra poco devo farmi anche queste benedette sopracciglia. 10:57, quasi mezzogiorno, per non dire mezzogiorno, quindi sì, mezzogiorno. E quindi noi ci vediamo in un altro nuovo video, e questo non lo so se lo monto o se lo lascio così, ma lo devo per forza
montare prima di caricarlo e poi vengo direttamente da voi a guardare i vostri video. Mi metto comodamente seduta sul mio divano, scusate, sul mio divano, stavo per dire vostro, no, perché vabbè, le mie solite papere, ma vabbè. E niente, ci vediamo in un altro video a parte dopo di questo. Non lo so se riuscirò a fare tutto oggi, ma ci provo. Ciao, un bacio a tutte, buona domenica, like, commento, iscrizione e attivate la campanella. Ciao.